di solito parlo a braccio, ma solo per voi ho pronto un intervento scritto di 1 ora e 15 minuti. No. Vi ringrazio, no, anche perché come voi penso ci sia voglia di toccare con mano, di sentire il profumo, di ringraziare chi ha lavorato. Porto in dote la vicepresidente del Consiglio, al di là dei dati sul vino che sono stati ampiamente illustrati, qualche passo in avanti, perché il vino, così come qualunque altra merce o come gli esseri umani, ha bisogno di spostarsi. Fra le tante opere di cui si sta discutendo da tanto, di cui io ho troppo tempo, analisi, costi, benefici, cambio il tracciato, aggiungo il tracciato, monto, smonto, vado sopra, vado sotto, c'è quella dell'alta velocità Brescia, Verona, Vicenza, Padova, io vi dico che si parte, che finalmente si parte. Perché se non si viaggia, non si spostano uomini e merci, noi possiamo avere il prodotto migliore al mondo, ma se ce lo teniamo in cantina difficilmente andiamo. E quindi abbiamo cominciato a lavorare di gomito alla reggistica, e quindi sbloccare l'alta velocità, sbloccare quello che sarà un grande evento, non solo veneto e lombardo, ma italiano, che saranno le Olimpiadi invernali del 2026, che saranno... che verranno qua, un impiego di circa 3 miliardi di euro in plus, quindi qua l'analisi costi-benefici l'abbiamo fatta noi, e l'ha fatta l'Università Bocconi, e quindi si parte, a parte il fatto che se chi fa impresa dovesse fare analisi costi-benefici prima di fare qualunque altra cosa, probabilmente non avrebbero inventato il Brunello, la Marone, il Prosecco e quant'altro. Lasciamo spazio alla genialità italiana, lasciamo lavorare gli imprenditori, gli ingegneri, gli operai italiani, e poi alla fine vedremo i risultati del tutto. Sull'autonomia, il vino è territorio, è identità, è tradizione, lo sentiamo qua oggi, Donna Fugata, Agliani, con Sagrantino e Montefalco, il Moribegio piuttosto che la Marone, il Brunello, il Barolo, il Chianti, è legata al territorio. L'Italia è bella perché è lunga, perché è diversa, e quindi l'Italia ha bisogno di autonomia, e anche sull'autonomia noi manteniamo la parola data: il primo mattone si mette entro questa benedetta primavera, perché l'Italia ha bisogno di risposte concrete. Non la faccio lunga, c'è un DEF settimana prossima dove la riduzione fiscale dovrà essere presente. I giornalisti sono curiosi, e poi chiudo, perché arrivi in Italia e ti domandano tutto tranne quello che c'entra ovviamente con la manifestazione a cui stai intervenendo. Io sono qua per incontrare produttori, agricoltori, amministratori, imprenditori. Vorrei solo dire, visto che li incontro quotidianamente, li ascolto quotidianamente, che non ci sono solo i grandi, ci sono anche i piccoli e i medi. Anzi, numeri alla mano, il Made in Italy è composto al 94% da aziende sotto i 10 dipendenti, quindi è mio piacere, mio dovere ascoltare tutti. Però mentre qualcuno magari in precedenza ascoltava se non solo, soprattutto i grandi, e rispondeva alle esigenze dei grandi, noi abbiamo fatto una scelta precisa, rispettosa dell'identità, dell'economia, del passato e del futuro italiano. Partiamo dai piccoli e dai medi, partiamo da quelli che hanno sofferto più di tutti, e che prima di altri hanno bisogno di risposte. Quindi quando venendo qua qualche giornalista mi diceva ci sono degli imprenditori che avevano promosso il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi e bocciano il vostro, e allora io gli imprenditori li ascolto tutti, ma gli imprenditori li ascolto al Vinitaly, e se la storia ha un senso, se qualcuno ha promosso quello che si è dimostrato alla prova dei fatti fallimentare, sono contento di essere promosso oggi dagli imprenditori a Verona, e sono sicuro che fugheremo i dubbi di qualcun altro. Viaggiamo, lavoriamo, scaviamo, guardiamo avanti, siamo per i sì, i no non aiutano niente a nessuno, non ho mai visto nessuno decrescere ed essere felice, secondo me è un ossimoro antistorico la decrescita felice, quindi proviamo a crescere felicemente. In bocca al lupo, buon Made in Italy, grazie agli organizzatori, ci venivo prima di essere ministro, conto di venirci per tanti anni da ministro, grazie a tutti.